Vai. La città di Giulianova è quella che sono passato più volte nella mia vita. Avendo delle fidanzate ad Ascoli, a Teramo e anche in piccoli paesi, io passavo per Giulianova, raccoglievo le forze e salivo. Ho lasciato un'eredità anche al sindaco, che è un formidabile interprete di questa visione, come appartenente al movimento PSE, Pronto Soccorso Erotico. Se avete necessità e turbamenti, chiamate il sindaco, come il pronto soccorso, il 118 arriva e vi benedice, perché possiate salire al cielo più felice. Perché quello che non manca a Teramo è la gnocca. Grazie, vi aspettiamo. Vittorio Sgarbi oggi pubblica un post su di me sulla sua pagina ufficiale di Facebook scrivendo: di gnocco non si può parlare, ma i gnocchi si possono esibire. Come uomo e democratico sono sdegnato da questa esibizione di un uomo oggetto, per di più nudo, senza rispetto del decoro e della dignità della persona. Un puro oggetto sessuale. Non puoi parlare di gnocca, ma puoi esibire uno gnocco. Come minimo la pezzo pane dovrebbe scusarsi. Guardate qua che sdegno di uomo che sei invece, Vittorio. Sei un cesso seduto sopra un altro cesso. Non si capisce chi è più cesso. E tu, prima di parlare di me e delle donne, sciacquati la bocca con lo scopettone del cesso appena utilizzato. Perché ti ricordo tutte quelle bruttissime parole che hai detto a Barbara D'Urso, che è una donna, che se c'ero io lì, ma sai quanti calci nel culo che ti davo e ti facevo passare la voglia di fare il fenomeno come fai con tutti? Strilli, fai il pazzo e poi non concludi niente? Guarda qua, gli italiani da che politico sono rappresentati? Da un cesso seduto sopra un altro cesso. Ti devi vergognare.